sacerdoti carfagnini che hanno svolto un ruolo importante nel periodo in cui la seconda guerra mondiale si è fermata in questa valle, ve ne sono diversi, da Don Raffaello Rossi, vicario parrocchiale a Castelnuovo di Carfagnana, molto attivo nell'assistenza alla popolazione civile colpita dai bombardamenti e lui stesso vittima di un bombardamento il 13 di febbraio del 1945, fino a Don Giovan Maria Torre, parroco di Antisciana e membro del Comitato di Liberazione Nazionale, da Don Michele Saisi, vicino al gruppo partigiano del Valanga, parroco dell'Arco di Sant'Antonio, a Don Palmiro Pinali, testimone e autore di un diario scritto in presa diretta che poi sarà molto importante alcuni decenni dopo quando ci sarà da ricostruire la storia della guerra in Garfagnana, fino a tutti quei sacerdoti che aiutano gli ebrei in fuga dalle persecuzioni. Ma di uno di questi sacerdoti vale però veramente la pena ancora di raccontare la storia, e si tratta di Don Guglielmo Sessi. Don Sessi nasce ad Avenza nel 1907, negli anni 30 viene mandato come parroco a Silico. Silico è un borgo di circa 300 anime, a 700 metri d'altezza, ma è un borgo molto isolato. Non c'è la corrente elettrica, non c'è la linea telefonica, non c'è neanche una strada carrozzabile perché vi si arriva tramite una mulattiera. Don Sessi è un giovane sacerdote molto tradizionalista, quasi reazionario se vogliamo. È monarchico e non perché abbia una particolare simpatia per i Savoia, ma semplicemente perché pensa che la monarchia sia l'ordine naturale che discende da Dio. Questo tanto per dare un'idea di qual è il suo pensiero ideologico-politico. Dal punto di vista invece più squisitamente religioso, Don Sessi interpreta il suo ruolo pastorale in maniera coerente con questa impostazione tradizionale, no? Gli abitanti di Silico sono da lui considerati alla stregua di figli da tenere a bada, lui ne è responsabile in tutto e per tutto. Però Don Sessi è anche una persona di grande cultura. Detta indicazione del vescovo di Massa, ricordo che all'epoca la Garfagnana, nonostante dal punto di vista amministrativo sia in provincia di Lucca, però per quanto riguarda la giurisdizione ecclesiastica è diocesi di Apuania. Don Sessi, dicevo, su indicazione del vescovo di Massa, si iscrive all'Università di Pisa. Si laurea in lettere e in questo periodo diventa amico di figure di rilievo per la cultura locale e la politica locale lucchese, come sto parlando di Augusto Mancini, sto parlando di Ferdinando Martini, di Italico Baccelli. Comunque lui fino al 1943 non si esprime sul fascismo e antifascismo, però dopo l'armistizio, nel momento in cui c'è da fare una scelta importante, lui la fa. La sua è una scelta di carità cristiana ed è una scelta che per lui significa carità cristiana, significa antifascismo, significa schierarsi dalla parte delle persone che in questo momento qui lui ritiene siano dalla parte del giusto. Quindi in questo senso comincia ad aiutare degli ufficiali fuggiti dai campi di prigionia, comincia ad aiutare degli ebrei, ospitandoli anche nella sua canonica, aiuta altri ebrei a superare gli Appennini e a dirigersi verso il nord, e questa sua attività alla fine non passa inosservata, tant'è che la vigilia di Natale del 1943 viene arrestato. È portato prima a Lucca, a carcere di San Giorgio, e dopo viene trasferito a San Giorgio, tra l'altro è compagno di cella di Augusto Mancini, lo ritrova. Poi, dicevo, dopo viene trasferito alle Murate a Firenze, dove è invece in compagnia di Don Leto Casini, incaricato dal cardinale Lea Dalla Costa di organizzare una rete di assistenza per aiutare gli ebrei. Questa conoscenza per Don Sessi è molto importante, perché lo convince ancora di più che la strada che ha intrapreso è quella giusta.
Don Sessi viene scarcerato nella primavera del 1944 e l'ufficiale tedesco che lo scarcera al momento gli dice: tanto io lo so che tu tornerai a fare quello che hai fatto fino adesso e tornerai ad aiutare gli ebrei e tornerai a ospitare ufficiali fuggiti dai campi di prigionia. Effettivamente l'ufficiale tedesco è un buon profeta, perché esattamente questo fa Don Sessi. Torna ad ospitare con gli ebrei nella sua canonica, altri li ospita nella canonica di Capraia, che è un altro borgo di cui è parroco vicino a Silico, e entra anche in contatto con una formazione partigiana, ossia l'undicesima zona patrioti italiani. In particolare diventa molto amico del suo comandante, Manrico Duceschi, detto Pippo. Per Pippo e per la sua formazione partigiana, Don Sessi è una sorta di informatore. Insieme ad alcuni abitanti di Sillico, da lui scelti e di cui si fida, mette insieme una rete in cui, grazie alla quale può segnalare ai partigiani gli spostamenti delle truppe sui monti dietro il paese. Ancora una volta la sua attività viene alla fine notata dai tedeschi e anche dagli italiani della divisione, dagli ufficiali della divisione Monterosa, che nel frattempo è arrivata in Garfagnana, e alla fine del 1944 proprio un reparto della divisione Monterosa arriva in paese per arrestare Don Sessi. Il sacerdote però questa volta non ci sta a farsi arrestare tanto facilmente e grazie al sotterfugio riesce a fuggire, aiutato anche dalla perfetta conoscenza dei luoghi e anche delle persone che possono aiutarlo. Quindi attraversa il fronte e rimarrà a Lucca per diversi mesi. In questo periodo riuscirà a muoversi grazie anche a un salvacondotto che gli ha fornito la diocesi di Lucca. Tornerà a Silico soltanto a guerra finita e nel dopoguerra si dedicherà all'insegnamento, ma anche riprendendo l'amicizia sia con Pippo fino al momento in cui muore nel 1948, sia soprattutto con gli ebrei che ha aiutato nel periodo in cui erano perseguitati. Don Sessi rimarrà priore a Silico fino al 1988, anno della sua morte.